Dopo il saluto al comandante delle Fiamme Gialle Giovanni de Roma, Bergamo congeda anche un'altra carica istituzionale, il prefetto Camillo Andreana, che da oggi è ufficialmente in pensione. 6 mesi fa aveva ottenuto la stessa carica anche a Milano, ieri l'ultimo giorno di lavoro in entrambe le città lombarde per raggiunti limiti d'età. Non si sa ancora il nome del sostituto, visto che la nomina è appannaggio esclusivo del Consiglio dei Ministri, il quale non si è ancora espresso. In attesa del nuovo prefetto, la nostra città verrà retta dal viceprefetto vicario Alfredo Nappi. La carriera di Andreana è durata 40 anni esatti, dal 73 al 2003, col primo incarico di vicecapo di gabinetto alla prefettura di Perugia. Nel 78 il trasferimento a Milano, dove è rimasto fino al 1986 con diversi incarichi. Nel 91 è stato inviato a Pavia come viceprefetto, mentre dal dicembre del 2001 è stato prefetto in Friuli, prima a Gorizia e poi a Udine. Dal 2007 è stato rappresentante del governo a Bergamo e negli ultimi 6 mesi era capo della prefettura di Milano. Aveva sostituito Gian Valerio Lombardi, il quale aveva già raggiunto 40 anni di servizio. Camillo Andreana ha 67 anni, il limite massimo per la pensione, ed è originario di Napoli, è sposato con Marina e ha 2 figli, Pierfrancesco e Gianmarco. L'11 luglio ha festeggiato il compleanno e proprio per questo ha dovuto lasciare la carica a fine mese, dopo quasi 6 anni di attività in terra bergamasca.